Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi domenica 2 aprile 2014 siamo a Grotta a Mare presso la sala del Consiglio Comunale con Mario Carini, il presidente della cooperativa Roccamadre. A Mario, in occasione dell'assemblea dei soci che c'è stata qui questa sera, chiediamo un po' di spiegarci che cos'è questa cooperativa e com'è andata, questa assemblea dei soci. Che cosa ci può dire, Carini? Salve. Roccamadre, è una cooperativa agricola con una definizione particolare di comunità. È da poco che esistono in Italia queste cooperative di comunità, e le cooperative agricole di comunità in particolare. Il senso comunità è doppio, è sia perché la cooperativa di comunità in generale, soprattutto quella agricola, si dedica in pratica a un'attività che interessa la comunità di un territorio. Il secondo motivo per cui si chiama di comunità è perché la gestione della cooperativa vuole essere affidata a un gruppo di persone che fra di loro instaura un rapporto che è più vicino a quello di una comunità che non a quello di un'azienda. Ma lo scopo sociale è quello che ci accomuna, è il fatto di rendere in agricoltura la possibilità di far convertire un'idea che abbiamo dell'ambiente, del sociale e della salute, del futuro per i nostri figli. Producendo in agricoltura in una maniera che sia non solo biologica, ma rispettosa degli equilibri ecologici del territorio, rispettosa del lavoro di chi ci passa le giornate, vogliamo scommettere sul fatto che sia possibile convertire in maniera sostenibile la parte del Piceno in cui noi abitiamo, in cui noi viviamo. E questa assemblea dei soci, diciamo, che cosa ha espresso questa sera? Che indirizzo è stato dato? Beh, la scusa dell'Assemblea era quella dell'approvazione del bilancio dello scorso anno, un bilancio, vabbè, che è stato positivo in piccola misura, semplicemente perché abbiamo prodotto tanto di quello che è servito alla nostra comunità e niente di più. Quindi il nostro mito è arrivare al pareggio per fare in maniera tale che si produca quello che a noi serve, ma è stato all'interno dell'Assemblea soprattutto una proposta di quelli che sono i programmi futuri. La proposta più interessante che abbiamo avuto è quella di spingere per una filiera dei cereali, creare un circuito chiuso di produzione dei cereali del Piceno, in maniera tale che dal produttore al trasformatore, mulino, pastificio o panificio, al consumatore, sia chiusa nella nostra zona la produzione di cereali che possano essere legati in maniera ecologica al nostro territorio. Abbiamo la possibilità di avere nel nostro territorio, fra l'altro, un grande genetista di cereali, che è Salvatore Ceccarelli, che molto spesso vuole lavorare con noi perché ama l'idea di poter produrre una qualità di cereali legati alle sue ricerche scientifiche, legati al territorio piceno. Tant'è vero che questo miscuglio, lui, che ora vorrà chiamare, lo sentirete forse, miscuglio di Aleppo, perché è un miscuglio che lui ha studiato in Siria in tempi in cui non c'era una situazione tale, per 30 anni ha lavorato con i contadini siriani in questa maniera, ora porterà nelle varie zone d'Italia, facendo in maniera tale che nelle varie locazioni in cui è posto questo miscuglio si adatti al territorio in cui è posto. Da noi potremmo chiamarlo il miscuglio di Aleppo Piceno. Stiamo iniziando a produrlo, stiamo iniziando già a mangiare i prodotti di questo miscuglio. Anche le qualità organolettiche sono eccezionali. Quindi questa filiera del grano è la scommessa più grossa che cercheremo di fare l'anno prossimo. In questa assemblea c'è stata una lezione magistralis, diciamo così, di Renata Alleva, una professoressa nutrizionista di fama nazionale e mondiale, possiamo dire. Quali sono i legami che lega la dottoressa Alleva con la cooperativa? Se ci sono dei legami particolari, e qual è diciamo, il segnale importante che ha dato la professoressa? Soprattutto nella natura sua di scienziata e di rappresentante vicina dell'ISDE, degli medici per l'ambiente, c'è stata un'affinità elettiva fra quelle che sono le motivazioni che trovate sullo statuto che è pubblicato su www.roccamadre.it, le motivazioni di Roccamadre, la nostra cooperativa, e le sue motivazioni come una scienziata che studia non solo la salute singola e umana, ma anche la relazione tra una produzione di cibi salutari e l'ambiente. Quindi per noi è un discorso che non è soltanto legato, centripeto, diciamo così, legato soltanto alla valutazione di quanto ci può far bene del cibo, ma un discorso anche allargato, centrifugo, diciamo così, sistolico, no? Che si amplia, cioè quanto si possa accoppiare stranamente, e non è così strano,
un prodotto salutare nella sua produzione, nella sua stagionalità, nella sua freschezza, nell'assenza completa di veleni, con quello che può essere la scommessa di un ambiente migliore e di un ambiente che crei possibilità di lavoro sano e giusto per i nostri figli. Per un ascoltatore di questo video, chi vedrà questo video, se è interessato a conoscere di più di Roccamadre, può darci un numero di riferimento, un sito, come può fare per avere più informazioni? Ah, io direi soprattutto con www.roccamadre.it, dove potrà trovare tutti gli indirizzi presenti all'interno. Chiaramente noi siamo un gruppo di cittadini che si sta spendendo anche con molto autosfruttamento in questo tipo di azione, per cui chiediamo intanto di capire se non, i nostri meccanismi non sono perfetti come quelli di una multinazionale, ma noi siamo ricchi di quella generosità e di volontà che ci potrà permettere di restare in contatto con tutti e di aprire ogni tipo di dialogo, se volete. Ringraziamo Mario Carini, presidente della cooperativa Roccamadre, e gli diamo un appuntamento sicuramente per un'altra intervista, magari sul posto, dove conosceremo meglio questa realtà. Grazie e buona visione del video. Grazie. Ok, perfetto. Va bene? Perfetto.